Un consiglio comunale in sessione straordinaria e monotematica per stabilire le azioni comuni da intraprendere dopo la clamorosa e discriminante esclusione dei benefici derivanti dalla legge di stabilità sottoscritta da Governo e Parlamento per i territori di Marina di Ginosa e Metapontino colpiti dall'alluvione del marzo 2011. L'unità nazionale, esordisce il sindaco De Palma, la si misura anche attraverso questi fatti, altrimenti non possiamo che dar ragione alla Lega Nord. Coinvolgere nella questione i candidati del territorio alle politiche e sollecitando ad un fattivo impegno i parlamentari uscenti comunque in carica affinché ci sia lo stanziamento dei fondi anche per la Puglia e la Basilicata, con trasmissione del documento deliberato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai commissari straordinari per l'emergenza, questi punti inseriti nella delibera votata all'unanimità dall'assise cittadina. Sì, oramai sembra una storia infinita questa dell'alluvione del marzo 2011 che ha colpito Marina di Ginosa e Ginosa. Ancora una volta devo registrare in maniera molto indignata che il Parlamento nazionale, in primis il governo con il Presidente Monti e i suoi ministri e poi il Parlamento nazionale hanno approvato una legge che ha di fatto escluso dai benefici per quanto concerne gli interventi sul problema delle alluvioni, delle catastrofi eccetera eccetera, hanno escluso Puglia e Basilicata. A questo noi non ci stiamo in una maniera più assoluta, perché non siamo figli di un dio minore, abbiamo uguali diritti unitamente al Veneto, unitamente alle Marche e al Piemonte. Voi pensate soltanto per un minuto che a marzo 2011 quello che è avvenuto a Marina di Ginosa e Ginosa è avvenuto contemporaneamente anche nelle Marche e in Sicilia. Sicilia e Marche beneficiano di interventi economici, la Puglia e la Basilicata no, per cui oggi noi abbiamo deliberato di impegnare intanto i parlamentari in carica, quelli uscenti, di sollecitare il Presidente del Consiglio affinché nell'azione di riparto tenga comunque conto anche del nostro territorio. E poi soprattutto, laddove questo non dovesse riuscire, perché sappiamo bene che le Camere sono sciolte, che siamo oramai in campagna elettorale per l'elezione del nuovo Parlamento, vogliamo una presa di posizione forte da coloro i quali in questa elezione sono candidati, perché allorquando eletti devono impegnarsi a porre rimedio a una legge scempio. Questo documento contiene l'invito pressante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a prendere in esame nel piano di riparto che il governo deve fare entro il mese di febbraio, a prendere in esame la possibilità di inserire anche i comuni del Metapontino e quindi Ginosa e Bernalda nel piano di riparto, e soprattutto contiene l'appello ai parlamentari uscenti, siccome sono ancora in carica, siccome la vita parlamentare, anche se è limitata, continua, si riuniscono ancora commissioni parlamentari o addirittura aula, chiediamo vivamente ai parlamentari in carica uscenti di adoperarsi verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per riparare questo danno fatto, dove anche loro purtroppo in sede di approvazione alla Camera non si sono accorti che c'è stata questa svista, chiamiamola svista, e quindi chiediamo vivamente ai rappresentanti uscenti, quindi per la provincia di Taranto, al senatore Nessa e all'onorevole Vico, e per la provincia di Matera, al senatore Bubbico e all'onorevole Latronico, di adoperarsi verso la Presidenza del Consiglio per far inserire Ginosa in questo piano di riparto dei fondi. Quel giorno, aggiornando il Consiglio, vi si è tenuto un incontro